simile a te come una goccia d'acqua ad un'altra goccia d'acqua. Ed è questa la causa di quella che a voi sembrò follia. Menecmo! Sì. Va, va dentro e vallo a liberare. Prego, permettete. Io non so se sono sveglio oppure sto sognando, ma è più certo forse che si sogna quando uno incontra un altro se stesso. Chi sei tu? Menecco. E poco fa eri legato sul letto? Sì, ma poi sono venuto io, dal di fuori di me ho sciolto i legacci che mi legavano. Padre, ma cosa mi sta accadendo? Io ho incontrato un altro me stesso. Menecco, tu hai visto tuo fratello, che tanti anni fa si perse al mercato di Pesto. Ma chi stiamo chi è? Oh, padrone mio! Oh, padrone! Aspetta, ma prima! Padrone, ma me ne posso andare? Parti di parte, non farti vedere più. Chi sei tu? Menecmo, va a chiamare tuo fratello e fallo venire qui. Sì. Lasciami! E vieni, vieni acqua! Ma chi siamo chi è? Oh, padrone mio! Oh, padrone tu! Aspetta, ma prima! Padrone! Allora prima ne vada! Cicchè pure subito il candello! Sì, sì, sì! Padre, costui è sicuramente il genere l'altro! Ma chi è l'uomo naturale? Quale lo spirito si è messi a cospetto? Sono l'uni e quale l'altro! E soprattutto, chi si è sollazzato con me? Quello! Quello lui, tuo marito. E la veste e il bracciale, chi li ha rubati? Quello lui, quello io. L'amante di Erozia. Quello io. Quello allora io. Sei tu che devi darmi le monete d'oro. Quello non ci sta proprio. Io non ci capisco più niente. Avrei. Menecmo, come vorrei vedervi abbracciati tutti e due insieme. Ah. Menecmo. Vuoi uscire fuori per abbracciare tuo fratello? Menecmo! Menecmo! Esci fuori, Menecmo! 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 Signore, andate capito, se non trasi, chi non può uscire.